Ma bisogna diffidare dalle idee che ci siano scorciatoie dalla vita. Si progetta qualcosa, ci si impegna, ma abbiate sempre rispetto dell'opportunità che state vivendo facendo questo master. Cercate di capire dove vi trovate, non dimenticando che siamo e siete privilegiati per nascita e possibilità. Sappiate riconoscere le opportunità che la fortuna vi presenta. Non pensate sia sempre merito vostro, perché non è così. E quando potete, restituite quello che avete ricevuto. Non credo poi che sia così vero pensare che per arrivare da qualche parte ti sia necessario conoscere in anticipo la meta, almeno non lo è stato per me. Devi sapere come ti chiami, da dove vieni e devi essere pronto. Ma la differenza la continuerete a fare davvero in futuro solo se rimarrete umili e continuerete a considerarvi eterni curiosi, in cerca, e siamo comunque studenti per la vita. Questo senso quasi di inadeguatezza di cui vi parlo, però, non vi deve precludere dall'accettare nuove sfide. Capiterà che qualcuno vi offra un nuovo ruolo, una nuova opportunità. Qualcuno che forse vede in voi e ha visto in me qualcosa che nemmeno io ho visto. Capi, manager, mentor, investitori. Io sono stato molto, molto fortunato nella mia vita, parliamo di fortuna, non è sempre solo merito vostro. Persone che hanno creduto in me, che mi hanno spinto a fare di più e meglio e mi hanno dato le opportunità per arrivare dove sono oggi. Cercate, se vi è possibile, di stare vicino a persone che vi vogliono bene, che vogliono il meglio per voi. E so che usare questo termine, volere bene, potrebbe sembrarvi strano in un contesto aziendale, ma la vera differenza le fanno le persone che non hanno paura di lavorare con colleghi bravi o più bravi di loro, senza invidia, senza secondi fini, che sono felici se tu hai successo, non cercano di minarlo, se loro non ne hanno lo stesso modo.